Oggi altro giro dei mercatini in real life, vi portiamo direttamente dalla nostra vacanza in giro. C'è una mosca gigante. No, credo forse un'ape. Nei binocoli. Questi sono quelli che si usavano tipo per andare a vedere le corse dei cavalli, forse, o tipo quando vai all'opera. Quelli che alzavano le signore di classe sugli occhi. Oh, c'è sola sopra. 5 e 6, sono un po' di giochi. Magari trovo Berserk. Sono 5, sono 6 e non è l'edizione a noleggio. Fantastico. Giusta cosa per me. Oh, non ci credo. Non ci credo. No. Non ci credo, l'abbiamo pagato su su eBay 5 euro? 6. E non è edizione noleggio? C'è anche Breaking Bad. Eh sì, è un cofanetto quello. Sì, sì. Secondo me è 30. È il nostro. Sì, è il nostro. È il nostro cofanetto, mi sa. È scritto in prezzo. 30 euro. Se lei toglie tutto l'involto con la macchinetta, avrò la mia vita con tutte le mie barbie. Così ho violetta. Piccola. Usato Mania. Primo acquisto e anche unico. Sou 6. Non edizione noleggio, pagato 3 euro. E non essendo edizione noleggio, si vedrà bene perché la qualità è buona. Seconda tappa. Un mercatino dell'usato della catena dei Mercatino. Che si chiamano Mercatino. E abbiamo la tessera del mercatino. Ah sì? Dov'è che l'abbiamo fatta tra l'altro a l'anno scorso forse a Rimini, sì. A Brescia. A Rimini mi sa. Dove tu avevi trovato Harry Potter. Ah sì. Eccolo qua. Guarda quanti tanti libri. E questi piacciono a te però. A me no. Questo ti piace? Sì, hai cambiato un po' la tua. Questo? Questo non lo voleva tua nonna? Sì, gliel'ho. Ci sono anche un po' di manga vecchi. Dylan Dog, c'è il 14, c'è il numero 8. Due volte l'8 addirittura. Un po' di rotolini. Questo lo leggevo. Cioè ce l'ho ancora a casa, però figa. Sì. Pagarlo un euro. Magari. Una calcolatrice. Beh, per 16 euro. La tua madre piacerebbe, secondo me. Sono i Promessi Sposi. Prima edizione stampata a mano dal Santo Manzoni. Quella. Guarda, pupazzi inquietanti. Si fa. Guarda Scrat. Ah, oh no, che carino Scrat. Per 3 euro lo prenderei, però è un po' storpio. Ha gli occhi un po' storpietti, poverino. È un po' ogni robot. È brutto. Guarda una tartaruga spiaggiata. Aiutami. C'è anche un panda borsa. Vabbè, è un buon uso di un panda. Aiutami, ti prego. No. Portami al mare. Ti riporto nel tuo abito. Aiuto. Oh. Ecco. C'è la prima stagione di Heroes. Ci sono le cassette del Signore degli Anelli. Fa DVD e giochi. Ah, oh, ecco, guarda. Il libro della giungla. Un po' di giochi vecchi, un po' di CD, roba per la PSP, DVD, Holly e Benji, Dragon Bob. Ma questi sono tutti cartoni? Credo di sì. Però Montalbano no, è un cartone. Tutti i cartoni e c'è il Montalbano. Ah, Sex and the City, però quello, quello sicuramente è un cartone. Sono un po' messi così. Guarda, c'è anche il 34 delle Wings. Guarda, c'è anche quei cartoni finti che davano... Non so neanche in edicola, che li trovavi tipo nei cestoni dell'usatissimissimo, vecchi, ecchi, ecchi. Ci sono anche DVD di Yu-Gi-Oh, guarda. C'è anche Squadra Antimafia. Hunger Game cos'è che abbiamo noi? Boh, non lo so. L'1 sicuramente, il 3 parte 1 sicuro, il resto non lo so più. Abbiamo la lista aggiornata? No, che mi sembrava un documentario con scritto prima visione. Guarda. No. Lo compriamo? C'è anche il 2 edizione limitata, lo vuoi? Di High School Musical? No. Perché no? Perché ce ne abbiamo già 25 di High School Musical 2. C'è Cattivissimo Me 2. Ce l'abbiamo già. Non così però. Lo so, però c'è la scritta di un bambino, guarda. Vedi, c'è la scritta penna con scritto
San Vincenzo, credo. Scritto qua in rilievo, ma no. Ecco, guarda che si vede. San ecco. Vincenzo. Il mio grosso grosso matrimonio, Final Destination. L'abbiamo il due. Di chi? Il mio grosso grosso matrimonio. Non lo so, l'uno sicuramente. La sposa cadavere è mio, lo voglio. Prendilo. Lo voglio. Bello. Vuoi Peppa Pig? In giro il mongolfiera? No. Perché no, poverina? Le sue avventure? Perché approfondi sempre film brutti. Ma non è vero. Provare. Trovi se c'è le foglie dell'imperatore. L'ora glaciale ce l'abbiamo. Sì, però c'è Coda Fratello Orso che non ce l'abbiamo. 2,15 euro. C'è Shrek 3, ce l'abbiamo? Sì, credo di sì. Allora perché lo stiamo guardando su Netflix? Perché ci conviene piuttosto che tirarlo fuori dalla confezione. Questo è il più bel film italiano di sempre. Madonna mia. Davvero? Io non te l'hai mai detto. Guarda, c'è di nuovo Jackass. Con 5 ore di bonus. Beh, per 2,15 euro. Ah no? Lo vuoi questo? No. Oh, io ho trovato questo per te. Ce l'ho già, Bridget Jones. E io non ho Berserk. Ce ne sono altri? Ma sarebbe interessante avere la... una collezione di DVD originale. Però c'è che nel guerriero. Sai un film introvabile nei negozi dell'usato? Le follie dell'imperatore. Però c'è Jovanotti. Sono un sacco di cani il guerriero. E solo un berserk. Peccato. E allora è di dare un occhio ai giochi che ci sono. FIFA 15 e 17. Bello. Scudetto Champions 2002-3. C'è il gioco di Barbie. E l'isola perduta. Lo vuoi? No, grazie. Perché? È Barbie. Costa solo 5 euro. Per la maggior parte sono tutti quanti giochi di calcio, tra l'altro. Guarda qua quanti ce ne sono. L'unico interessante è il libro della giungla. E a me non piace il libro della giungla. Tiralo fuori, per favore. Sei malato. Prendilo. Non lo prendo. Lo voglio io. Ho l'uno, prenderò anche il due. 5. Lo prendo. Lo aggiungiamo alla pila della roba che stiamo comprando. Questo è messo meglio. Che poi le mie neguzzi non lo sento da... dal 2004 dove ho fatto questo disco. Più o meno, sì. C'è una Wii a 28 euro. La mia col Wi-Fi te l'ho pagata 30. Posso guardare io però. Prendito. C'è Harry Potter in credo giapponese o cinese. Credo cinese però. È meraviglioso. Cosa ci fa Harry Potter in cinese qua? Guarda quante belle statuette. Pezzettini. Poi dopo comincerà il campionato e si porta una pagina. Non farlo, secondo me, è stato abbastanza indelicato. 2 euro. Inglesi e tedeschi. Guarda questo orsetto come è inquietato. Ha quanti mobili. C'è un separé a 14 euro. C'è anche la sedia di uno studio da tatuatore. Da tatuatore? Wow. Guarda i nodi da marinaio. Qualcuno ha schizzato sopra la lampada. No, poverino. Scusami, spiegami perché dovrei avere in casa un quadro con l'emoticon. Boh, magari sei un grafico che fa queste cose, che inventa le faccine. No, guarda, poverino, perché non lo compra nessuno. Vabbè, quel prezzo. Poverino. Il nome è Papera. Papera, Papera. Guarda questo quadretto della foto, che bellino. Scusa, piuttosto che un coso così che sa di vecchio, mi prendo quello dell'emoticon. Ma piuttosto, proprio perché questo sa di vecchio, sì, io lo prendo. Sì, ma te lo tieni? Cioè, cosa in uno mi studio, rappresenta? Guarda che bello. C'è solo scritto Coca-Cola. Eh sì, guarda che in cucina da me starebbe benissimo una roba del genere, piuttosto che quadrito Totò. Così non mi piacerebbe. E invece me sì. Piuttosto prendo questo qua che mi dà un po' di allegria. Piuttosto la Madonnina. Il divano dove si fanno i porno. Mi aspettavo il commento wow. Wow. Eccolo. Poi è uno zaino di Frozen. Tanto ti sta, guarda, la dimensione è tua. La cosa imbarazzante è che è vero. Guarda, se vuoi c'è questo che è un po' più rosato. Taliere e peppiere che si abbracciano. Costa 1,45 euro. Collection figures. Ci sono delle scatolette qua. Delle confezioni con dei giocattolini, delle statuettine, probabilmente giapponesi. Che costavano 500 yen. Okay. Chissà che cos'è. Guarda, ci sono i rompicapo cinesi qua. Quelli a difficoltà variabili. Questo è un 4 stelle, questo è un 3 e questo è un 6 stelle. Oh no, Amtaro! Che probabilmente se gli premevi l'orecchio faceva qualcosa. No, è rotto. Oddio, amo.
Fallo girare, ti prego. Era quando era campione americano John Cena, questo. Peccato che l'hanno venduto. L'avrei comprato per averlo in casa. La nuova macchina della mia ragazza. Il coniglio cucina. Qui al mercatino abbiamo acquistato coda fratello borso, jack culo in americano, il codice di Vincenzo da panorama. Ma non è con così. E la sposa morta. Vietato il noleggio. Mentre per i CD abbiamo preso High School Musical 2, yeah, i Tonic e Tiziano Acciaio. Ah no? No, non hai preso Tiziano Ferro? No, perché era messo male. Oh, no. No, questo è per mia mamma. Bodyguard. Io ho detto Tiziano Acciaio apposta. Ero convinto avessi preso quello. Kevin Costner.